Eccoci qua, cari amici della mia vita spaziale. Oggi una nuova puntata dedicata a come coinvolgere il tuo pubblico, se devi parlare in pubblico e vuoi farlo interagire. Scopriamo come subito dopo la sigla. La mia vita spaziale. Come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro. Idee, strategie e consigli a cura di Andrea Brugnoli. Oggi voglio parlarti di uno strumento molto bello e molto particolare che ho scoperto seguendo una conferenza sull'intelligenza artificiale. Il relatore a un certo momento che cosa ha fatto? Ha detto al suo pubblico: tirate fuori tutti il cellulare e guardate con la telecamera del vostro cellulare il Q-code che apparirà sullo schermo. C'era una diapositiva con un Q-code, la gente ha azionato il cellulare rivolgendo gli obiettivi verso il Q-code e si va subito da quel Q-code in una pagina internet dove ci sono delle slide che scorrono. La cosa interessante è che queste slide che scorrono possono essere le più diverse, ma la soluzione che ho visto io e che è anche quella che ti consiglio e che uso anch'io nelle mie presentazioni in pubblico è quella, per esempio, di fare dei questionari, di chiedere alle persone delle cose. E per esempio in una mia conferenza ho cominciato dicendo: come descriveresti il tuo livello di conoscenza sull'intelligenza artificiale? Quindi uno fissa con il Q-code, va su questa pagina, c'è una bella slide molto grafica e subito ti viene proposta quindi una piccola votazione: nessuna conoscenza, conoscenza di base, moderatamente informato oppure esperto. La cosa bella di questo strumento di cui voglio parlarti oggi, che è del tutto gratuito, è che mentre le persone dal proprio posto col cellulare rispondono, si vede sullo schermo in tempo reale un grafico con tutte le percentuali delle risposte. E quindi questo è molto carino, è un modo molto semplice, ma direi molto geniale per coinvolgere il proprio pubblico in qualsiasi contesto. Per esempio, stai facendo una riunione con il tuo team, stai presentando un prodotto a dei clienti, stai tenendo una conferenza, sei un insegnante e tieni una lezione verso i tuoi studenti. Puoi usare questo strumento per creare un coinvolgimento interattivo che sul momento davvero risveglia quelli che dormono e rende tutti protagonisti, perché man mano che uno vota sul proprio cellulare, quindi usa il proprio strumento, si vedono i risultati direttamente sullo schermo. E questo è molto carino. Lo strumento di cui sto parlando si chiama mentimeter.com, trovi il link come al solito nelle note dell'episodio. E con questo strumento tu puoi creare tutte le presentazioni che vuoi con i risultati che appaiono in modo molto professionale in mille modi. Possono essere grafici a torta, possono essere nuvole di parole, per esempio scrivi la parola che ti richiama questo concetto e poi si forma una specie di nuvola fatta con le parole più grandi, quelle più votate, quelle più richieste, quelle più scritte, oppure puoi usare delle scale, del ranking, delle domande e risposte, semafori, insomma puoi veramente fare un sacco di cose. È uno strumento molto bello perché è del tutto gratuito, naturalmente fino a 50 partecipanti al mese. Se tu vuoi più coinvolgimento, più partecipanti, più contesto, devi pagare una piccola quota di upgrade che non è carissimo, però come al solito ci sono sempre questi abbonamenti mensili per persone individuali o team o anche per insegnanti e studenti. Insomma, Mentimeter è uno strumento da avere sempre nel cassetto, perché quella volta che vuoi coinvolgere in modo carino e anche molto bello il tuo pubblico, lo puoi fare in maniera molto molto semplice.
Bene, anche questa settimana abbiamo parlato di intelligenza artificiale, perché anche questo strumento ha dentro l'intelligenza artificiale. Puoi scrivere cose, creare immagini dal nulla, insomma è davvero uno strumento molto utile. Io spero con questi podcast di darti sempre idee ogni settimana alle 7 del mattino, ogni sabato trovi una nuova puntata della mia vita spaziale, proprio che ha il fine di aiutarti soprattutto nel mondo del lavoro, perché questi sono strumenti che servono per esempio per la produttività, per l'insegnamento, per la formazione o anche per il public speaking in questo caso. Ma tutti questi strumenti possono essere anche naturalmente utilizzati anche così per tenersi aggiornati e perché no per la vita di tutti i giorni. Io spero di darti sempre buone idee, ti chiedo solo di condividere questo podcast con tutti i tuoi contatti perché si diffonda e perché sia sempre più ascoltato. C'è bisogno anche del tuo apporto, quindi ringrazio sempre chi mi lascia i commenti, lascio sempre chi mette le stelline, perché sono davvero utili per diffondere a tutti quello che sto facendo, perché naturalmente più il podcast viene propagato, più naturalmente viene ascoltato e quindi può essere utile per tante persone. E come sai, il mio intento è quello di rendere anche la tua vita sempre di più spaziale. La mia vita spaziale, come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro, a cura di Andrea Brugnoli.